Se parte direttamente in ambulanza. Dai, andiamo bene. Ma sempre quando registro. Che ha fatto Kiramo? Che ha fatto? L'ottavo episodio del Libricino del Muori, che non sto facendo perché la seconda parte di Harry Potter 5 è un altro super mattone. No, no. Che se no facevo uscire solo un video a giugno. Assolutamente no. La denuncio. Inikomi esordisce con Aizawa, che ha la faccia mia quando edito per 4.700.903 secondi di seguito. E tutti gli altri che stanno rivedendo le cassette delle registrazioni delle telecamere. Da un po' di gente, tra cui Ray Penstark. Le cassette! Ma una pennetta USB? Un hard disk esterno? Un Blu-ray? Penstark. Ah! Mentre mangiano il gelato al cioccolato, a Ray chi l'ha ammazzato? No, è al pistacchio, cacchio. Eccolo il compito del Watari. Ma coglioni! Le registrazioni riguardano Ray e gli spostamenti che ha fatto prima della sua morte. Pier gelato. Dai, Watà, sto lavorando. Pier gelato, che è fondamentale. Il gelato. Tutto questo è strano. C'ha ragione. Do cazzo hai rimediato il gelato alle 4 di notte? No, dico la metro. Ha fatto un giro e mezzo e lui non è sceso mai. Si è fatto tutte le fermate una volta e mezzo? Ha passata la sua. E infatti questo light io lo potevo dire. Scenni che sia plausibile. Però vabbè, oh, stiamo a paranoia proprio. E poi c'è la busta. Qui c'è là e qui no. È vero! Non ti sfugge proprio nulla, Ryuzaki! Porco Giuda, è grossa come la vostra incompetenza, qua busta! Come fai a non vederla? È il tuo cazzo di lavoro! Ci ha passato tutta la notte! L, mi serve un ottico, mi serve, no L? E a te un ottico migliore! O altre corne retine! Voi siete la polizia giapponese! Inoltre, ho come l'impressione che si stia sforzando per guardare all'interno del treno. Ma non è che stai rilasciando sfintere? L'ultima cosa che facciamo prima di morire è cagarci addosso! Ah, no, sta a guardare dentro. Abbiamo una telecamera frontale? Sì, tu fio. Azz, fine. No, non si riesce a vedere. Mannaggia. Porco. Ma che ci fosse Kira sulla metro? A me frega un cazzo, sto qui solo per gelato. Light, tutto a posto? Sono 4 giorni che non dormi, stai solo ai dita a scrivere nomi. Devo chiudere giugno. Supponiamo che io mi ammali, inciampi, me caschi un vaso dei fiori in testa. Grattate, Meleo. Sarebbe sospettino che io, quando sono impossibilitato a uccidere la gente, quella smetta di morire in modo straziantissimo. Light, ma c'è un confine tra la prudenza e la paranoia. E tu quel confine l'hai superato manco fossi un immigrato che dice di scappare dalla guerra, ma in realtà c'è la porta in casa. E allora Kira c'ha ragione. T'ho detto che non devi guardare Sakura TV. Sei sicuro che basta che le morti che scrivo siano antecedenti alle morti naturali? Ma che cazzo ne so. Ryuk, dimmi. Fai schifo. Lo so. Ma il cazzo mi frega. Intanto chiamano L e so i genitori di Naomi. I genitori che lo avvertono che la figlia è sparita. Ma scusa una cosa, ma Aizawa non è andata alla centrale? E quello non gliel'hanno detto? Guarda che è passata una che cercava L, che poi l'hanno vista che se n'è andata con Light. Cioè, è tornato, non ha detto un cazzo. Cioè, servono i genitori che riescano a parlare con L. Poi dai, chiama pure Naomi a sto punto. I genitori sono più svegli di Naomi. Arrivederlo è un po' strano. L vede la fotografia di Naomi e capisce tutto al volo. Faccia di quando capisce. E informa gli altri che dopo Ray è sparita pure la ragazza. Pure lei agente dell'FBI. Ma perché era triste, poverina? È perché è una donna. È debole. È pure giapponese. Ma non è che la ciocca lo campolmo. Matsuda, che investigatore, oh! Non ti sembra un po' strano che sparisce una coppia, due agenti dell'FBI, uno impicciato con Kira, puff! E mo voi stavate pure infognati su Ray a vedere tutte le cose sue! Manco mezzo dubbino! Manna! Suicidio. Secondo me, invece, ha provato a indagare su Kira. Ci ho lavorato insieme in un caso spin-off e mi ricordo che era sveglia. No, come te, Matsuda. Magari ha trovato qualche indizio. Ma Kira l'ha intercettata prima di noi, fatta sparire. Manna! Suicidio. Signori e Matsuda, da oggi indagheremo solo sui pedinati di Ray Penstark. Bravo, hai ragione. Anche se sono miei colleghi, non bisogna fare sconti a nessuno. E chi so? Il vice direttore Kitamort Kitamura, un nome, una serie. Bravo, sì, mi è sempre sembrato sospetto. E il sovrintendente Chiro Yagami.
Ma queste sono violazioni della privacy gravissime, complotto! Io sono sempre stato contrario a tutto questo. Torniamo da Light. Mentre è intento nel punto croce. Punto come quello che mette dopo che ha scritto che mori male. Croce come quella che mettono a te dopo che ha scritto che mori male. Light, ma sai fare proprio tutto? Cioè, sei veramente completo. Ma certo! Non lo sai? Calla, mo sei da un altro aggettivo. Io sono bello, intelligente, affascinante. Cazzo, me l'ho scordato, affascinante. Simpatico, modesto, famiglia perfetta, fortunato, entusiasta, amorevole, talentuoso, empatico, sicuro di sé, elegante, poliedrico. Soffa un po' tutto. Ah, per questo rimorchi. Certo, certo. E donne che porta un sartoria per far colpo. Guarda che faccina! E mo guarda la tua. Per questo non hai successo con le donne? Le shinigame? Qual è successo che non ho gli organi riproduttivi? Ma che me frega, io ho gli emele! Ridaglie Goelle, che è in procinto di far partire il suo grande piano. Nome in codice, il Grande Fratelle. I concorrenti! Sayu Yagami! Età, troppo poco per mettere le telecamere in bagno! Uomo ideale, Ryuga Hideki! O quello dei due classi più grandi col motorino. Professione, mantenuta. Studentessa, la madre Yagami. Età, sti cazzi. Uomo ideale, il marito non le ha dato il permesso di dirlo. Professione, donna schiava, stereotipo giapponese. Light Yagami. Età, 17, porta sfiga ai criminali. Donna ideale, chiunque lui voglia. Professione, Dio. Ryuk, età, non si chiedono shinigami. Donna ideale, mela. Professione, spettatore come noi. E Dio. Ma mica lo può fa, ci carcerano. O peggio, ci licenziano. O ancora peggio, ci espellono. E sti cazzi. Gne gne, perdo il posto di lavoro, divento un senza tetto, senza reddito e muoio sotto i ponti. Beh, non è che ci siete a scherzare, quasi rischia la vita, oh! Non quella, ma che è quella? Giusto, ma lo scordo sempre, la vita, stiamo a rischiare la vita. Ci posso ripensare a dirigere il traffico? Quante probabilità ci sono che Kira sia tra i sospettati? Il 10%. Ma ste percentuali hanno un senso o te inventi? Me invento così, infatti famo 5. Volevo fare 7? Dimmi te. Ok, dai. Ma capo! Dobbiamo catturare Kira! Lo fascio per la giustizia! Vabbè, vabbè. Ma non dovrei tralasciare nemmeno un punto, eh. Nemmeno il bagno. Ma capo! Sua moglie e sua figlia! Ho capito, ma mia moglie e mia figlia potrebbero essere Kira! Cioè, se vanno al bagno e uccidono, che famo? Non mettemi le telecamere solo perché sei timidino? E fa come te pare, la famiglia è la tua! Per rispetto, solo io e Ciro vedremo il culo della moglie! Sei molto caro! Watari, quanto ci vuole a rimediare i microspie e i microfoni? Fatto! Domani iniziamo! Ammazza, è stato più difficile trovare il gelato al pistacchio! Ciro intanto si perde a immaginare le carte del divorzio. Light torna a casa, ma non c'è nessuno. Com'è possibile? Mia madre mica ha il permesso di uscire. Ma che cazzo? Ci stanno i problemi che ha la puntata, raga. Boh, filtro blu. Ah no, ha messo già le telecamere. Light tocca la maniglia della sua camera. E... boh, ictus, infarto. Chi de schioppa core colpisce, de schioppa core perisce. No, capisce. Ed entra. Light, finalmente possiamo parlare. Giochiamo alla Shinigawi a Mario Golf. Ci guardiamo una cassetta. Me la compri una cassetta? Magari de mele. Dammi una cassetta che me magno le mele. Oh, Light? Ma Light fa il vago. Light? Aridaglie, ogni tanto si chiude e non mi parla. Cosa ho fatto stavolta? Light, parlami. Ho chiuso sul quaderno, sa? Ma Light, niente. C'ha da rimettere a posto il pezzo di carta allarme intrusi, che prima è caduto. Quindi stava al posto suo. E nessuno è entrato in camera, no? Tutto a posto. T'hanno fregato. Sì, come no? Mio figlio è Kira. Guardalo, ha qualcosa da nascondere. Perché farebbe questo se no? Dove ho sbagliato con lui? È così bello, intelligente, affascinante. È perché sto sempre al lavoro e mai con lui. Vado a casa a passare un po' di tempo con la mia famiglia. Adesso ho capito. Davvero? Nah. Comunque è normalissimo. Ogni tineggerino vuole i suoi spazi, ha i suoi segretini e giustizia criminali per diventare una novella di verità.
So ragazzi, pure io lo facevo in orfanotrofio. Ma solo una cosa, dimmi, perché comprate tutte ste mele? Light, parlami. Alla prossima mela te lascio uno spicchiettino. Però piccolo, Light si controlla il cappotto perché sospetta ci possano essere delle cimici. Perché uso spetti? Perché? Mo te lo dico. Ma il cappotto risulta pulito. Sì, ma magari le cimici l'hanno messe dentro, no? Hanno strappato, hanno messo dentro, hanno ricucito. Che mettono sul porcino che vedi? Ma che... vabbè. Ryuk! Oh, mi parli? Me sa che stiamo in nomination. È probabile che ci siano tutte telecamere e microfoni in casa. Ma che sta di mava? Ma che io sono intelligente e vedo tutto. E ho visto che l'allarme pezzetto di carta stava al posto suo. Quindi non è entrato nessuno. Quello è messo apposta per quelli come te, che se credono intelligenti ma in realtà sono cretini. Vedi, la mia porta ha 3 difese. Vabbè, il confine tra genialità e autismo è molto sottile. La prima è il pezzettino di carta, la seconda è la maniglia. La maniglia. Quando chiudo la porta si alza automaticamente fino a una certa, e io la abbasso un pochetto. Oggi era alzata del tutto, quindi qualcuno l'ha toccata e quindi ha aperta la porta. Vabbè, magari è entrata tua madre. Non hai permesso. E comunque è scema, non ci avrebbe il cervello di rimettere il pezzo di carta. E poi c'è anche la mina. Tu cazzo l'hai trovata la mina? Hai fatto esplodere tua madre? Ecco perché non c'era. Per le matite. Madonna che cazzata, taglia. L'ho inserita tra i cardini, quindi se apri la porta si spezza. E oggi era spezzata. Unito a rimettere il pezzo di carta e la maniglia messa bene, 3 indizi fanno una prova e stanno a spia. Madonna che bello, vedi sta serie, non fa una piega. Giusto, plausibile come ciocca le telecamere. Magari che pensa proprio le telecamere, vabbè, ma è giusto, no? Pensa a tutto. Quindi c'è anche sta possibilità, visto che sa di essere tra i sospettini delle. Fenomeno poliedrico. Buongiorno, voglio i porno. Prego. Ora come farai con le mele, Ryuk? Me magno, che ce faccio? E come? Con sta boccuccia delicatina che c'ho? Mannaggia Melinda! Se veramente ci stanno le telecamere, vedrebbero una mela sparire nel nulla! Wow, molto scenico! Ma che succede? Vabbè, che cazzo me frega a me, io faccio come mi pare, so cinicami! Cazzi tua, Light! Ma io non te le compro più! Dreams are not reality, the only kind of real... No, no, Light, scusa, parliamone un attimo! No, cazzi tua, a me frega, frega tantissimo! Penso che dopo 8 puntate ormai ci sia un legame tra noi. Qualcosa di più che Dio dalla morte, pupazzetto umano che mi fa divertire. Quindi ti devo confessare che per gli shinigami le mele so come per voi... diciamo... la droga! Quindi ne ho bisogno! Ah, ce l'hai, tu spicchi! Devo tornare nel mio mondo, mi serve il biglietto! Dai, poi te pago, giuro! Te do un altro quaderno! Ok, dai, una modella, ci penso io! Te la do! Madonna, Ryuk, mandatelo in riabilitazione! Classico caso di tossicodipendente, eccolo lì! Ryuk, ora che tu affronti questo problema, non hai bisogno delle mele per essere forte! Non da retta, le mele te servono, starei male, ma con le mele sarei felice. Le mele sono tutto ciò di cui hai bisogno. Sì. Drogato, questa è la verità. Light, insomma, famo un patto, trova le telecamere e magari troverai un punto morto due drogate. Mangiare la frutta che fa bene. Dai, e qua Ryuk è l'imparziale, oh imparziale. Da una mano a Light un'altra volta, come con Ray quando gli ha detto che opinava. Però qui ha più senso e l'altra volta mi sento osservato, ma va a cagare. Qua è un do des. Io faccio una cosa per te, tu fai una cosa per me. Ryuk è così, non so amici, non lo fa perché vuole bene a Light. Ryuk funziona così, piglia col minigioco i collezionabili. Che bello! È contento perché è la prima volta che gli cerca. Angolino delle regole. Aspetta, che c'è? Dovevi usarlo qui, è finito il tempo delle mele, puttana. No, Corey, perché io non posso mangiare le mele. Non ci ho pensato. Vabbè, va a cercare delle camere. Un essere umano può accorciare la sua vita usando il libricino. Se fa un scambio dell'occhi. Ma che cazzo di regola è? Cioè, ma perché a parte l'occhi come se no? A regola dell'occhi. E allora? Beh, angolino dei regole un po' del cazzo oggi. Riascendiamo l'attenzione, eh? Sinne! Oh! Sarebbe stato troppo bello se la modella fosse stata ammizza, eh? Ora capito, i casi della vita. Morte!
È modella, cioè, alla fine. Light non sta a scrivere nomi. Incredibile. Pure lui è senza droga. Costretto a non drogasse, poverino. Drogasse dei nomi, se. Compagno tossico. Vado a cercare la telecamere. Mio figlio è Kira. Guarda la perversione! Io ho sempre pensato fosse un ragazzo bravo! Ma va, sta pure il costume quella! A me sembra piuttosto tutta una messa in scena, perché secondo me ha capito che qualcuno è entrato in camera sua e vuole far credere che ha solo quelle riviste da nascondere. Mm-mm, no altre riviste che sbragano le persone! No, 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 no! Ma che è una battaglia dei paranoici! Da cosa lo deduci? Beh, suo figlio ha quella rivista e ha ancora i pantaloni addosso. Ma allora tu sospetti di mio figlio? No, ho messo le telecamere perché poi carico tua moglie e tua figlia sui siti quelli, hai capito quali? Con le scritte leaked. È leaked. Certo che sospetto di tuo figlio. Se no stavo dei genio, mica qua. Light. O quelli che fanno i condizionatori stanno per ricevere una causa brutta, o qualcuno ha messo una telecamera. Allora ci stanno per davvero. Bravo Light, rendi onore ai soprannomi che porti, perché lui aveva già previsto tutto. Sto 18.014 mosse avanti a te, L. Tu stammo per primo pedone e io zang scacco matto pazzo scacco psicopatico. Ah, mi sono fatto ingannare dalla copertina. Mandi cazzate. Ma poi che vuol dire? Perché? Lo dici ad alta voce da solo? Questo è sospettino, eh. Pronto, è pronto. Arrivo. TVB. Sono tuo fratello. Quanto è bello Ryuga Hideki! Grazie. La famiglia Yagami e la famiglia Gittenmort, gli altri grandi fratellizzati, stanno guardando la TV. E le fa passare in sovrimpressione un messaggio che avverte la popolazione che 1000.000 agenti si stanno dirigendo in Giappone. Per fanculo così Akira! Ma chi ci crede? 1000.000! Ma che numero vero? E poi perché dillo così? Già quelli in incognito sono schioppati male, figurate questi. Ma avverti Kira per fair play? Secondo me l'hanno detto per mettere pressione a Kira. Questa è la polizia mondiale, siamo sicuri? LOL. Suo figlio è forte. Beh sì, abbastanza, il primo del Giappone, sai com'è? Oh. Fratellino, basta con gli snack o perderai la tua... linea invidiabile. Linea invidiabile. 179 centimetri per 54 kg. È una linea, per davvero. Magna, magna le patatine, Light. Pia pure tu pacchetti. Light torna in camera e ribecca Ryuk, che non è abituato a lavorare. Sommato all'astinenza, sta rovinatissimo. Collezionabili de merda. Ma mettessero un radar quando ne mancano due o tre. Comunque so 64 telecamere. In una stanza di 3 metri per 3. Stai in camera tua? Guardate un attimo attorno. Immaginate 64 telecamere. Cioè, non esiste un punto morto. Ma stiamo contro Kira. Ho capito, ma quello più è un libro da libri. Cascano 7 telecamere, 2 microfoni, l'impianto luci. Ma infatti sono state messe per le valle dopo poco. Toccate fuga. Sta roba esagerata è da L. L è così. C'ha mezze misure. Dobbiamo mettere le telecamere. Si deve sentire il campo elettromagnetico quando entri. Bisogna sfida Kira. Mandiamo a morire il capo dell'industria cioccolatiera. Non conosce limiti e limiti. E come faccio a mangiare mele? Questo è un problema difficile. Questo di matematica, capito? Se io ho 3 mele non le posso mangiare, perché faccio domande del cazzo? E tu come fai a ammazzare la gente? Oh, questo mi sembra un problema un po' più facile. Di matematica. Risolvi solo i cazzi tuoi, oh, ingrato! Straps. Ma che ha suo figlio? Gli piacciono le patatine. Oh, c'è qualcuno che guarda da dentro al sacchetto. Montaggino dove Light ripensa a inizio puntata, quando ha scritto in anticipo le morti della gente pensando a evenienze come questa. Ma con L non abbasta, perché lui sa che può scegliere l'orario del decesso e bisogna ammazzare qualcuno col volto reso noto solo oggi, mentre io ho tutto spento. E come si fa? Accendo la TV? No. A radio che cuffie? E il volto come faccio? E allora come si fa? È molto semplice. Non si fa. Risolvo le equazioni. Con la mano destra. Ma con la sinistra? Uccide criminali.
grazie a un televisorino che ha nascosto dentro il sacchetto de patatine. Io i sorpresini me li ricordavo più economiche. Infatti 5 piotte sto sacchetto. Ma se sto sacchetto che hai preparato piava tua madre o tua sorella, come facevi? Solo io mangio sto tipo di patatine. All'altri gli fanno schifo? Non c'ho falle, stacce. E quindi televisorino. Per fatte capire quanto è stata fatta prima di smartphone sta serie. Mano destra risolve equazioni, mano sinistra uccido criminali, metti equazioni togli criminali. E poi, eccola, prendo una patatina e la degusto. Me la mangio! Ho visto gente fa esplodere pianeti con meno scena. Beh, comunque best spot di patatine ever. Suo figlio è più tipo da salato, peccato. Comunque, non mi sembra sospetto. Ma il fatto che non sembri sospetto lo rende sospetto. E te sembrerò ancora meno sospetto fra una quarantina di secondi, L. Perché uno che non ho mai visto né sentito schiopperà e sarai proprio tu il mio alibi. Alibi. Sto male! Ryuk è in piena crisi d'astinenza da mele. Capito perché devi mangiare le verdure? E dalle convulsioni! Da degli ermetadone! Ermeladone! No, fai capriole e spaccate! Ma che cazzo! Ryusaki! È morta gente mentre stava a fare vuyer vuyel. E quindi questo manda a puttane la teoria tua! E avete dato un alibi a tutti! E quindi la famiglia di Ciro è innocente! Allora a posto, no? Beh, sono morti i criminaletti un po' così. Quasi fossero presi a caso. E poi proprio oggi che avevo messo le telecamere, oggi scagionati subito. Sospettino. Sì, ma te sta bene il cazzo. Guardalo, non sta a fare niente. Guardalo. Raito, porta giù la spazzatura. Uffa però. Ma dici sempre che te lo devo ricordare. Infatti, lo fa così per farti credere il contrario. So contentissimo oggi che sta a passar Monnezzaro. Perché me devo liberare delle prove. È psicologia inversa. Ah, che bravo mio figlio, così intelligente! Light, ma quel televisorino ti è costato un occhio dei Shinigami! E lo butti così! Dio di sinistra col portafoglio a destra! Tanto mo Steve Jobs vuole presentare cose, sono obsoleti qui così! E poi, la galera costa di più! Fine! Oh, a presto caribotte! Torne di ta, ciao ciao! Io di patatine ne ho preso tante!